L'utero di Madre Terra, settembre 2009. L'energia e l'Akesh trasformatore del Grand Canyon. L'utero di Madre Terra, l'arcangelo Metatron attraverso James Tipton. Tiberon, traduzione di Michela. Saluti, io sono Metatron, signore della luce, e così adesso veniamo voi in un momento di saggezza, la vostra saggezza e la fede collettiva di tutta la saggezza. Carissimi, è la saggezza che cercate ed è la saggezza che condividiamo. Il ruolo dello spirito è quello di offrirvi prospettive e possibilità. Il vostro ruolo è quello di discernere ciò che risuona ed applicarlo alla vostra vita mentre cercate la vostra verità interiore, la strada verso la vostra divinità. E così parliamo di questo incontro sul Grand Canyon, veramente uno dei luoghi energeticamente più potenti del pianeta. Una grandiosa energia del loto molto intensa e tuttavia espressa in una magnifica armonica, che permette una delicata ricezione da parte di chi ha la fortuna di esplorare le sue profondità. Al suo interno ci sono alcuni dei campi di energia più antichi e generosi della Terra vivente. Ora, la Terra è un essere vivente, cosciente e Gaia è la sua coscienza. Ci sono alcuni luoghi dentro e sopra la vostra Terra, che sono biblioteche viventi, veri e propri archivi di informazioni. Questi non sono semplicemente registri del passato, contengono infatti anche informazioni relative al presente, al futuro e tutte le loro probabilità e paralleli. Queste librerie viventi esistono solo in ambienti particolari, ambienti che sinergizzano perfettamente tutti gli elementi, terra, aria, fuoco, acqua ed etere. All'interno di queste frequenze si può veramente imparare moltissimo su se stessi. Tali luoghi sono davvero rari. Il Grand Canyon è uno di questi, la biblioteca più grande e più complessa del vostro pianeta. In realtà il viaggio attraverso questi campi di energia nel cuore del canyon è un processo di rinascita, di rigenerazione all'interno dell'utero cacrico di Gaia. L'esperienza del Grand Canyon e la sua profondità abbraccia letteralmente tutte le epoche, età della pietra, dall'inizio vivente di Madre Terra. Ogni età racconta la sua storia e l'energia unica immessa a Preikakra in modo eccezionale e potente per ricevere i messaggi e trasformare l'essere umano. Ognuno poi assorbe l'energia della Terra integrale come rivelato nel canyon. È la forza vitale della Terra, la Kash, che rende l'esperienza così apertamente trasformativa. Vedete, l'etere, il quinto elemento, genera una panacea, un'essenza, che chiamiamo Kash o Adamantina dai regni interni del pianeta. La Kash esiste in grande abbondanza nel canyon ed offre molti benefici oltre alla sua mitica generosa energia. La Kash eterico è davvero l'elisir di giovinezza della vita e si fonde sinergicamente all'interno del plasma ionico del fiume dinamico. Così è, nella vostra lingua, la fontana della giovinezza, una forza dinamica rigenerativa. Per questo visitare il Grand Canyon in qualsiasi luogo, sopra o sotto, è un'esperienza benefica per il suo effetto sul campo energetico umano. Nel suo substrato viene emessa ed amplificata un'immensa energia, che si condensa e si alza verso il bordo dove si espande ed alimenta un enorme vortice, che la fa circolare per centinaia di miglia. Tuttavia è solo nelle sue profondità, che si accumula un'energia incredibilmente più potente. Questi accumuli di energia alla base del canyon sono alquanto unici nella loro identità ed espressione individuali, poiché al di sopra del bordo tutti i singoli aspetti sono in qualche modo mescolati nell'imponente vortice rotante che li contiene tutti. Il fondo del canyon, le parti lungo il fondo tra le pareti torreggianti sono 10 volte più potenti rispetto al bordo superiore, e contengono energie concentrate che sono in un continuo stato di rigenerazione. Vedete, l'energia elettromagnetica, la fonte principale di energia, fluisce simmetricamente all'interno del livello di ogni strato. Quando quello strato viene superato sulla sommità e sulle pareti, quell'energia fluisce e si accumula all'interno delle aperture del canyon, dove viene a trovarsi come in una scatola di contenimento. Viene poi ulteriormente caricata dall'energia di tutte e 5 le forze elementali ed in modo unico con l'aggiunta dell'elemento P, il accento acuto raro, la Kash, la forza vitale eterica. Il campo ionico creato dal rapido flusso del fiume ricco di rame si amalgama con la Kash. Questo crea una forza unica, dolce e stabilizzante, che consente al campo elettromagnetico umano di interfacciarsi con energie estremamente dilatabili, senza incrinarsi sotto un forte sbalzo di pressione. Come risultato, il campo elettromagnetico umano viene talmente potenziato, che è piuttosto improbabile, che qualcuno sperimenti negatività all'interno di questa cornucopia cinetica e molto probabilmente sperimenterà una profonda epifania.
Inoltre il campo aurico viene espanso e ridefinito a livello dimensionale con un paradigma superiore. Non ci si aspetterebbe che un paesaggio così aspro fornisca un abbraccio così arricchente, ma il canyon è veramente l'utero di Gaia, infatti in esso si verifica un nutrimento, una vera e propria rinascita viene provocata dalla straordinaria armonia della sua forte dicotomia. Non è un paradosso? Le persone di una certa età, con lievi infermità, che, nell'imbarcarsi in una così ardua avventura, possono averne messo in dubbio la veridicità, ben presto si ritrovano pieni di una grande vitalità ringiovaniti. Di conseguenza molti benefici sono rafforzati, inclusa una rivitalizzazione del corpo fisico, ed in effetti la forza vitale, la libido, viene notevolmente aumentata. Si verificherà una pulizia del campo emotivo, un riallineamento dei chakra, un'esuberanza mentale ed una grande espansione del campo aurico. Vi diciamo che tra le pareti di questo crogiolo creativo, questo grembo planetario, è contenuta ogni risonanza tellurica energetica del pianeta, in una magnifica alimentazione ombelicale. C'è una risonanza armonizzante, che canta ogni tono vibrazionale in un coro sinfonico orchestrato. Come possono tali energie vibrazionali non essere estremamente terapeutiche per mente, corpo e spirito di tutti coloro che si trovano all'interno di questo spazio? Questo è il motivo per cui il canyon è stato riconosciuto da molti, compresi quelli di Lemuria e di Atlantide, come un giardino dell'Eden frequenziale, biblioteche planetarie e oscillazione armonica. Mentre gli strati di terra si accumulano sulla superficie dei pianeti, in particolare sulla roccia cristallina, essi registrano ogni vibrazione nei loro campi. Ecco come e perché alcune zone con una perfetta simmetria elementale sono biblioteche planetarie. In precedenza abbiamo parlato della legge di oscillazione armonica, l'aspetto di frequenze mineralogiche simili, che si attraggono naturalmente e si attivano a vicenda. C'è un altro aspetto oltre a questo che coinvolge la risonanza vibratoria all'interno del continuum spazio-tempo, che comprende le ere geologiche. Per esempio, la superficie specifica di uno strato esposto del periodo precambriano si allineerà naturalmente con un'altra superficie dello stesso periodo, non solo per la composizione mineralogica simile, ma anche per le matrici vibrazionali di sequenze temporali simili. Le matrici vibrazionali di un periodo specifico includeranno il magnetismo dei pianeti, delle stelle, delle frequenze dell'allineamento cosmico così come le forze vibrazionali dell'umanità durante le grandi epoche di oscillazione della superficie, capite? Ora, come forse avete intuito, l'oscillazione armonica di alcune di queste aree è in allineamento con l'Egitto, l'Himalaya e il Tibet. Questa caratteristica è amplificata ulteriormente nelle formazioni magmatiche e metamorfiche, perché queste formazioni hanno una composizione più cristallina e di conseguenza producono un maggior campo elettromagnetico, vedete? È il processo di oscillazione armonica, che allinea il Grand Canyon all'Egitto e al Tibet. Ne parleremo più avanti. La Terra interna. Il Grand Canyon ha davvero molti ingressi nelle voragini del mondo interno. Come vi abbiamo detto, la vostra Terra in realtà non è sferica. È appiattita ai poli. Il vostro pianeta ha 5 involucri distinti, non 4, nella sua struttura, uno dentro l'altro. Tra gli strati dei 3 involucri esterni vi sono grandi voragini, alcune delle quali hanno fiumi, che scorrono e ricevono l'illuminazione dai campi ionici, molto simili ai fenomeni nordici della luce, che chiamate aurore. Uno dei più grandi di questi si estende sotto il Grand Canyon per una lunghezza di oltre 800 miglia, secondo la vostra misura, ed un'altezza di più di un miglio. Gli Atlantidei al culmine della loro tecnologica età dell'oro, erano ben consapevoli dei popoli che abitavano questi abissi ed in effetti hanno attivamente interagito con loro nella costruzione del vasto sistema di tunnel. Avete delle domande? Domanda? Sì, grazie, ne ho diverse. In primo luogo, hai parlato dei campi energetici trovati lungo le 277 miglia del fiume Colorado nel Grand Canyon. Quali sono le zone più potenti? Ah, Metatron, ce ne sono dozzine e così per rispondere alla tua domanda riguardante le zone più potenti supponiamo che tu intenda quali sono le più benefiche, vero? E così ti rispondiamo che il grado e la priorità del beneficio dipende in qualche misura dalla persona. Tuttavia va detto che il corso del canyon lungo il fiume organizza gli elementi di sostegno in un processo comune. Deve essere così. Altrimenti la rinascita non si verificherebbe nella sequenza corretta. Ora, all'interno di questa organizzazione, il richiedente riceverà ciò che è più necessario e questo naturalmente varierà a seconda del livello individuale del quoziente di luce, dell'intenzione, dell'atteggiamento e delle esigenze.
In termini di potenza di campo, l'area della formazione dello scisto di Visnu è estremamente potente, tanto da essere il generatore principale del vortice di più alta frequenza ed il centro del portale dimensionale superiore. La zona di Black Tail Canyon è uno dei più potenti portali stellari del pianeta, in allineame, NTO è estremamente congruo con le Pleiadi. Chi è in grado di aumentare la propria frequenza a livelli più elevati può sperimentare quello che definite viaggio astrale molto più facilmente in quest'area, che in altre località. Questo perché dal momento in cui lo scisto di Visnu di Black Tail Canyon viene raggiunto, dopo 3 giorni di espansione e bilanciamento sul fiume, il campo aurico viene pulito e raggiunge perciò uno stato cristallino mercabico. La mente diventa chiara, il corpo robusto e la trinità corpo-mente-anima raggiunge un raro stato di simmetria unificata e quindi di chiarezza. Capite? Ora, l'elisir Akash è un ingrediente indispensabile in questo processo. Senza la sua abbondante presenza la rinascita non sarebbe possibile per tutti perché l'intensità delle forze telluriche sarebbe troppo grande. L'Akash è più abbondante nel Grand Canyon, che in qualsiasi altro luogo sul vostro pianeta. Viene infatti generato in maggiore abbondanza adesso che il vostro pianeta inizia la sua trasformazione. Viene generato attraverso aree di pressione tettonica, in particolare intorno ad alcuni vulcani come il Monte Shasta e il Kilauea nelle Hawaii. Ma in nessun luogo viene generato in tale quantità e conservato in modo così puro come nel canyon. Questa essenza è estremamente benefica per il campo elettromagnetico umano e per le componenti emotive e mentali. Le aiuta ad integrarsi in perfetta simmetria ed equilibrio. Si verifica così un rarissimo ed armoniosissimo stato di benessere, ora in aggiunta allo scisto metamorficamente cristallino di Visnu, anche il granito di Zoroastro all'interno del canyon è estremamente potente. Il componente di silicato con il campo di granito agisce in sintonia con la formazione di Visnu. Il granito serve come ricevitore e lo scisto metamorfico come ancora di bilanciamento per un enorme portale in quest'area. La maggior parte delle navi extraterrestri, che entrano e lavorano al di sotto del canyon entra attraverso questo portale. Infatti è uno stargate verso le Pleiadi ed un portale d'accesso per molti regni extraterrestri. È anche un portale temporale, voi chiedete delle altre aree di giovamento. Anche l'area di Abasu lungo il Little Colorado cree che è estremamente benefica in termini di guarigione fisica ed emotiva. È piena di energia delle fatte, il regno fatato, e dei folletti devici dell'acqua. L'energia fatata all'interno di questo percorso è di una risonanza estremamente tangibile ed armoniosa, facilmente distinguibile ed aggiunge quell'elemento di ricchezza lussureggiante alla vita delle piante. Effettivamente questa ricca energia devica si esprime in una vibrazione edificante e gioiosa, con una sensazione di dolce benessere in tutti coloro che entrano. È il crepuscolo ideale per l'intensità dell'energia di Visnu. Le acque verdi e blu di Avasu sono abbellite da una varietà unica di minerali fortificanti, tra cui il rame, il carbonato di calcio ed il solfato di magnesio, quelli che chiamate sali di Epsom. Il colore dell'acqua è di per sé molto curativo e rilassante, il suo contenuto di minerali è sospeso e disciolto in un liquido quasi colloidale che consente un assorbimento ottimale nel corpo fisico. Allo stesso modo l'area di Deer Creek Canyon è estremamente salutare, e contiene tantissimi Deva, elfi della natura, molto gioiosi. Tutti questi esseri positivi aumentano la vibrazione di queste zone incontaminate. Anche l'area di Ridwal Cavern è degna di nota. Si respira una risonanza sonora vibrante che è molto favorevole alla meditazione profonda e al viaggio fuori dal corpo, che chiamate viaggio astrale. Anche le sabbie all'interno di questa camera di erosione sono estremamente intense e ricche di minerali. Fa bene ricoprire il corpo con la sabbia per un periodo di 30-45 minuti. Alquanto arricchente e disintossicante, questi sono solo alcuni, il canyon è davvero una cornucopia di energie benefiche, alquanto eccezionali per questa zona, questa risposta ti soddisfa? Domanda, sì, grazie. Ci sono informazioni sulla presunta scoperta di una grotta egiziana o tibetana nel canyon. È stata davvero scoperta una grotta nel 1909 nel Grand Canyon, a Metatron, assolutamente sì. È successo davvero. All'inizio del 1909 fu scoperta una grotta, rivisitata parecchie settimane dopo, con una spedizione più grande, tra cui un antropologo ed alcuni assistenti. Tuttavia non era né tibetana né egiziana, ma atlantidea. Faceva parte dell'immenso labirinto di gallerie,
che gli abitanti di Atlantide avevano costruito e che circumnavigavano il pianeta. Questo labirinto venne realizzato in un'epoca di grandi competenze tecnologiche e costruito soprattutto con la tecnologia di Sirio B, come vi abbiamo detto nelle sedute precedenti, il vostro pianeta, pur non essendo cavo, contiene grandi voragini aperte, alcune delle quali sono enormi e sono in realtà abitate da esseri umani dalla pelle blu, che discesero nella terra interna dalle muria. Essi sono effettivamente umani ma ad un livello di sviluppo molto più elevato. Come tali essi operano dalla 4 alla 7 dimensione. Anche molti gruppi di extraterrestri lavorano in queste profondità. Domanda, sembra sorprendente che nel 1909 il governo abbia cercato di nascondere l'incidente. Questo fatto è stato veramente nascosto e se sì perché, a Metatron, la scoperta dell'apertura venne nascosta, per usare le vostre parole, solo dopo la terza spedizione, quella che comprendeva la squadra smithsoniana. Si verificò una catastrofe, che provocò la morte della maggior parte del team, di conseguenza l'evento venne nascosto, le entrate sigillate nel corso di una terza e quarta spedizione fatte appositamente a tale scopo nel 1911. Soltanto le prime due spedizioni hanno in realtà esplorato la grotta. La scoperta iniziale dell'esploratore chiamato Kincaid fu piuttosto tranquilla, a parte la grande emozione dell'esploratore, che vide i manufatti, i geroglifici atlantidei e le statue e li riconobbe come provenienti da una civiltà avanzata. Effettivamente egli scoprì statue, strumenti, mummie e disegnò diagrammi e mappe. Kincaid trascorse 2-3 giorni ad esplorare numerose camere di superficie e se ne andò con disegni, descrizioni e fotografie. Partì dopo 4 giorni a causa della mancanza di acqua nelle vicinanze e la salita difficile, insidiosa e la distanza dal fiume. La seconda spedizione avvenne dopo 8 settimane dalla scoperta ed era composta da una squadra frettolosamente riunita di 8 membri, compresi 2 guardie militari e 2 docenti universitari. Durante le loro esplorazioni e mappature essi scesero ulteriormente e vennero attratti da una luce calarambra, che pulsava in una camera circolare, contenente un enorme complesso generatore iperdimensionale utilizzato per il trasporto all'interno del sistema di tunnel. La maggior parte di questi complessi sono reliquie disfunzionali ma alcuni sono mantenuti in funzione ed ondeggiano all'energia quando vengono attivati da sovratensioni nei campi dimensionali. Uno di questi è sotto il Mar dei Sargassi nella zona a cui vi riferite come il triangolo delle Bermuda non nelle acque ma al di sotto del mare in un residuo del sistema di tunnel. Questi esistono in una serratura dimensionale e possono diventare fisicamente visibili nella terza dimensione soltanto in determinati momenti di eccessiva attività magnetica. La catastrofe avvenne quando 6 dei membri della spedizione vennero, sfortunatamente, esposti ad un grave radiomagnetismo, che sostanzialmente smaterializzò i 2 più vicini al complesso, quando il generatore si mise in moto a causa di un aumento di energia tettonica. Gli altri 4 furono gravemente danneggiati dagli effetti residui dei tremendi campi di deformazione dimensionale prodotti. Gli effetti erano simili alle ferite subite da chi partecipò a quello che definite l'esperimento Philadelphia. Kincaid e gli accademici morirono nel giro di poche ore, nonostante gli sforzi disperati per salvarli. Solo i 2 militari distaccati all'entrata in superficie sopravvissero. Entrambi erano terribilmente spaventati, successivamente, il complesso del relè fu messo ad una frequenza, che di fatto lo collocò in un blocco dimensionale. In seguito, il governo inviò un 3° e 4° gruppo nell'area d'ingresso e la sigillò. L'area è ancora off limits. All'inizio del 1950 il settore fu aperto ed esplorato dalle agenzie governative. Domanda, tu parli del sistema di tunnel atlantideo, ma gli atlantidei avevano accesso al Grand Canyon? E se sì a quale scopo? A Metatron, certo. Non solo vi era l'accesso al Grand Canyon ma virtualmente ad ogni area del pianeta, sia di superficie sia interna. Ma anche se gli Atlantidei utilizzavano il sistema, esso non era di loro costruzione. Molti di coloro che definite Atlantidei non erano di origine terrestre. Si dovrebbe comprendere che la maggior parte di coloro che erano coinvolti nello sviluppo tecnologico del sistema di tunnel erano di origine siriana, arturiana, pleiadiana, ma vivevano nelle aree di Atlantide ed interagivano alquanto liberamente ed apertamente con quelli di biologia terrestre. Molti di voi, compreso il canale, hanno fatto esperienza su Atlantide, originariamente come extraterrestri.
Alla fine molti di questi hanno preso una biologia umana restando in qualche modo intrappolati all'interno della sequenza temporale del vostro pianeta blu, diventando in sostanza schiavi della griglia. Il Grand Canyon fu riconosciuto inizialmente dagli Atlantidei per la miriade dei suoi giacimenti minerari. Di primaria importanza era un prezioso composto fosforico infuso con l'Akash. Questo composto era molto raro, si trovava solo in determinate condizioni e formazioni. Gli Atlantidei avevano la tecnologia per individuare, congelare e conservare questo composto akashico semiliquido, di colore verde e blu. Dagli antichi era chiamato pietra filosofale. Aveva una conservazione relativamente breve ed una volta conservato veniva rapidamente trasportato al Tempio della Guarigione a Poseida. Era un ingrediente essenziale nel complesso processo di ringiovanimento, nella guarigione di malattie terminali e nell'espansione delle capacità mentali. Era molto apprezzato e viene estratto ancora oggi dai pleiadiani, dai siriani e dall'umanità dal futuro. Vi stupisce? Questo raro composto esiste principalmente nelle aree del Grand Canyon, Arkansas, Brasile, Tibet e Siberia orientale. Si trova in maggior quantità nella zona del Grand Canyon, dove la composizione della sua matrice è stata seminata. Il fatto che fosse molto apprezzato fu il motivo iniziale del vasto sistema di tunnel nell'area. Nel tempo tutti gli attributi del canyon vennero riconosciuti ed utilizzati. Sia gli Atlantidei sia i Lemuriani avevano delle comunità negli abissi del canyon. Sebbene la maggior parte delle comunità inizialmente fossero interessate all'industria mineraria, altre furono sviluppate poco dopo ed includevano templi, impianti di ringiovanimento e quelli che definireste monasteri per la corporazione di sacerdoti scienziati. Il sistema di tunnel fu completato circa 38.000 anni fa, secondo il calcolo del vostro tempo, poco dopo l'inizio della costruzione della Grande Piramide di Giza. La piramide osservata nel canyon faceva parte del complesso del tempio e del monastero. C'erano e ci sono molte unità generatrici iperdimensionali, come quella che la spedizione di Kincaid ha scoperto nella zona. Queste unità sono ed erano parte della tecnologia siriana. Alcune servivano per il trasporto all'interno del sistema di gallerie. Stazioni di collegamento per il trasporto erano dislocate lungo i punti della griglia di determinati luoghi come l'Egitto, il Tibet, Poseida e Dog. Alcune di queste servivano specificamente per il movimento del materiale ed altri prototipi per il trasporto del personale attraverso una distorsione iperdimensionale all'interno di una matrice di quarta dimensione. Altre erano sviluppate per muoversi da e verso il futuro, utilizzate essenzialmente per viaggi nel tempo, per usare le vostre parole. Vi abbiamo detto prima che quegli aspetti di Atlantide, spinti nel passato, provenivano davvero dal futuro. Gli Atlantidei calcolavano, progettavano e costruivano le opere della griglia terrestre all'interno delle griglie geometriche sacre create in modo architettonico, utilizzando i punti naturali di energia tellurica per stabilizzare ed ottimizzare il flusso di energia all'interno di queste reti simmetriche. Questi sono in effetti i sistemi delle reti terrestri un po' come la classificazione Reschel. Uno di questi collega il Tempio di Iside del Canyon alla Piramide di Giza. Uno scambio energetico di risonanza si verifica qui ed in altre zone più vicine all'interno di queste numerose reti terrestri. Boynton Canyon vicino a Sedona è un altro di questi luoghi molto egiziani come sensazione visiva e risonanza. In altre sezioni le connessioni assiotonali e del tipo Reschel della griglia sono con Yaluzhangbu Grand Canyon, che si trova in Tibet. Questo è il motivo per cui a molte delle formazioni del canyon sono stati dati nomi egiziani e buddisti, anche se in tempi moderni e da esploratori, che non si rendevano conto della ragione per cui si sentivano spinti ad assegnare alle formazioni tali nomi appropriati. La risonanza e la connessione a questi luoghi è alquanto reale, molto tangibile. In altre zone del vortice maggiore del canyon, le connessioni assiotonali alla griglia sono nell'area del lago Titicaca dell'antica Og, i moderni Perù e Bolivia. Le profondità sotterranee e la rete di tunnel sono altrettanto vaste nella zona di Cusco e Tiahuanaco. Anche se le unità per il trasporto erano disponibili, alcuni adepti erano in grado di muoversi all'interno di questi campi tra le località menzionate semplicemente utilizzando il sistema della griglia Reschel. In effetti ci sono diverse potenti piramidi costruite dagli Atlantidei all'interno del canyon, la maggior parte ora è coperta dalle sabbie del tempo, tuttavia ne rimane una ancora in superficie. Ci sono alcuni gruppi oggi il cui scopo è quello di riscoprire la progettazione e l'utilità delle reti Reschel.
Essi sono ben avviati su questa strada, tuttavia c'è ancora molto da capire. Le griglie Reshell sono, in sostanza, un modello stabilizzato, che autogenera energia, utilizzando geometrie specifiche. Queste non solo connettono i punti energetici ma sono anche le chiavi frequenziali per la griglia del sistema planetario e stellare. Questi sono in grado di contenere stargate e portali temporali. La rete di tunnel del passato atlantideo funzionò per oltre 25.000 anni. Cadde nel caos dopo la scomparsa di Atlantide circa 12.000 anni fa. Un movimento tettonico ed il successivo spostamento fecero crollare la rete globale, anche se alcune parti sono tuttora intatte. Poche sono mantenute. I siriani ed i pleiadiani in aree specifiche ne hanno ristabilito alcune. Il regno interno delle razze lemuriane non ne ha più bisogno, essendo esse ascese ad uno stato in cui sono in grado di muoversi attraverso la frequenza del puro pensiero. Aggiungeremo che le voragini del mondo interno, che esistono al di sotto del canyon, sono tra quelle più vicine alla superficie del pianeta. Esse si estendono letteralmente per centinaia di chilometri e sono occupate non soltanto dalla razza umanoide blu dei lemuriani altamente evoluti, ma contengono anche le basi per le razze, che provengono dalle Pleiadi, Sirio, Andromeda ed Arturo. Una di queste si collega ad una camera enorme sotto a quello che chiamate Gromlak in Nevada. Questa zona diventerà sempre più importante nei millenni a venire, in quanto servirà come punto di partenza quando si presenterà la necessità di inseminare altri pianeti. Ci sono interazioni tra i quattro principali gruppi extraterrestri, che oggi lavorano in quest'area, all'interno della Federazione Galattica Benevola, con gli scienziati di alcuni governi. Il lavoro con la Federazione è a beneficio dell'umanità. Come abbiamo accennato in precedenza, nei millenni a venire quest'area sarà fondamentale per lo sviluppo tecnologico degli insemi. Nazione del DNA potenziato del genere umano in altri mondi. Preservare il canyon. In passato il corso del fiume nel canyon era molto più lungo, il doppio della sua attuale lunghezza. Si è notevolmente ridotto nel corso del tempo a causa delle rocce vulcaniche e degli spostamenti tettonici. In tempi più recenti, il canyon è stato sommerso da laghi con la collocazione del bacino di riserva nel lago Powell e lago Meade e la costruzione delle due dighe. La zona sotto quello che oggi è il lago Powell era purtroppo una delle zone più lussureggianti del Grand Canyon e conteneva campi di energia non riproducibili allo stesso modo in nessun altro posto. Tuttavia, le acque verderame del lago Powell rimangono alquanto ricche di proprietà terapeutiche, e tutti coloro che si immergono in questo lago ne traggono immenso beneficio. Ci sarà un tempo in un futuro non molto lontano in cui la penuria d'acqua giustificherà gli interessi del governo a costruire una terza diga. Non si deve permettere che questo accada. Riavvio del pianeta Terra. Concludiamo dicendovi che il canyon dovrebbe essere considerato come una grande energia benefica, che migliora tutti coloro che lo visitano. Vi sono molti posti come questo sulla Terra, ma nessuno così vario, così generoso. Carissimi, il vostro pianeta si sta evolvendo, sta bene, è dove dovrebbe essere. Tante volte parlate di guarire la Terra, tuttavia vi diciamo che essa non ha bisogno di guarire, anzi è il pianeta vivente che guarisce voi. I cambiamenti in arrivo non richiedono una guarigione, non sono il risultato di un pianeta nel caos. Gaia è forte ed è allineata. Le transizioni planetarie sono in verità una progressione necessaria per mantenere la matrice dimensionale superiore richiesta per l'ascensione. Queste devono avvenire ma non è necessario che avvengano con un cataclisma globale, come avvenne alla fine del mondo tridimensionale, con la triste scomparsa di Atlantide. Vi diciamo che il percorso attuale è che il cambiamento catastrofico non si verificherà a livello globale. Ci saranno eventi local, alcuni li avete già visti. Lo spostamento polare è già iniziato e si può completare con una transizione relativamente armoniosa. Le calotte polari si scioglieranno, l'acqua salirà, ma questo deve avvenire nel nuovo paradigma. È il riavvio. Credete a questa verità. State bene, siate felici e trovate la gioia in questi tempi di rapida ascesa. Trattatevi con amore e rispetto reciproci. Onorate voi stessi. Avete aspettato molto tempo per essere qui a guidare questa ascensione annunciata nel quinto mondo e nella quinta dimensione. Molte zone sul vostro pianeta sono già nella quinta dimensione ed oltre. Molti di questi punti d'infinito vi offrono una profonda intuizione ed un rinnovamento attraverso l'amore e la gioia. Il Grand Canyon è tra i più potenti di questi.
È davvero il generatore, il vento sotto le ali di così tanti punti di energia in questa regione sacra, che comprende lo Zion National Park, San Francisco Peax e Sedona. Il Grand Canyon è davvero l'utero di Gaia. Io sono Metatron e voi siete amati. E così è.